È stato il primo giornalista ad annunciare l'attentato a John Kennedy. Ha descritto il filmato di Zapruder nei dettagli a una nazione a cui era vietato vederlo. È stato corrispondente dalla Casa Bianca a 33 anni, corrispondente capo da Londra un anno dopo, e per primo ha portato nelle case degli americani l'orrore del Vietnam. Ha seguito l'invasione russa in Afghanistan, la crisi degli ostaggi in Iran e nel 1981 è diventato conduttore di CBS Evening News. A oggi ha condotto più telegiornali serali di chiunque altro nella storia degli Stati Uniti. Niente male per il figlio di un operaio di Wharton, Texas. Signore e signori, ecco a voi un amico e il motivo per cui ho questo lavoro. Dan Rather.